Buongiorno ragazzi, sono Mister Boscherini e per la nostra unità sui poliedri oggi cominceremo a parlare del parallelepipedo rettangolo. In particolare vedremo quindi che cos'è un parallelepipedo rettangolo, quindi andremo a vedere il primo di una serie di poliedri che andremo a studiare. Vedremo come disegnarne il cosiddetto sviluppo piano. Quindi questa sarà una cosa molto importante anche per capire poi come studiare questo oggetto, e infine vedremo le nostre prime formule di geometria solida. In particolare vedremo come applicare la formula diretta dell'area laterale totale di un parallelepipedo rettangolo. E cominciamo con la definizione, cioè definire che cos'è un parallelepipedo rettangolo. E qui è molto importante il fatto che ho specificato che sia rettangolo. In realtà, infatti, il parallelepipedo può avere come facce anche dei parallelogrammi. Noi non andremo a vedere questo oggetto, vedremo solo il poliedro costituito da rettangoli. In inglese il parallelepipedo rettangolo è chiamato anche cuboid. Allora, nostra definizione quindi è che il parallelepipedo rettangolo è un poliedro delimitato da 6 rettangoli, e la caratteristica di questi rettangoli è che sono a due paralleli e congruenti, quindi le facce sono parallele e sono congruenti tra di loro. Ora possiamo andare a vedere le caratteristiche di un parallelepipedo qualsiasi, e intanto, appunto, come si è detto, un parallelepipedo ha 6 facce. Possiamo andare a contare gli spigoli, per esempio ci sono questi 4 spigoli di questa faccia, questi altri 4 spigoli, quindi siamo a 8, e infine questi altri 4 spigoli, che tra le altre cose sono tutti uguali fra di loro. Quindi 4 più 4 fa 8, più 4 fa 12 spigoli. Infine possiamo andare a contare i vertici, cioè i punti dove si uniscono i vari spigoli. Qui ce ne sono 1, 2, 3, 4, a cui corrispondono altri 4 dalla parte opposta, 1, 2, 3 e 4, quindi abbiamo 8 vertici, e possiamo ancora una volta verificare la formula di Eulero, per cui il numero di facce sommato al numero di vertici, in questo caso 6 più 8 fa 14, è uguale al numero di spigoli più 2. Andiamo però a dare anche dei nomi a alcune parti del nostro parallelepipedo. D'ora in avanti mi limiterò a chiamarlo parallelepipedo senza specificare rettangolo, però tenendo ben presente che è di questo particolare poliedro che noi andiamo a parlare. Allora, se noi consideriamo un vertice qualsiasi del nostro parallelepipedo, ad esempio questo qui, che sono andato ad evidenziare, chiamerò dimensioni del parallelepipedo i 3 spigoli che vanno a originarsi da questo vertice. In particolare, nei calcoli successivi daremo anche dei nomi a questi 3 spigoli, a queste 3 dimensioni, e li chiameremo lunghezza, e normalmente lo indicheremo con la lettera A, larghezza, e normalmente lo indicheremo con la lettera B, e infine altezza, che indicheremo normalmente con la lettera C, anche se a volte negli esercizi può essere indicato più comunemente con la lettera H. Ora, non c'è nulla di sacro nell'indicare una dimensione anziché l'altra con le lettere A, B e C, chiamare una lunghezza, l'altra larghezza, l'altra altezza, perché chiaramente questo dipenderà anche da come abbiamo posizionato il nostro parallelepipedo. In questo momento, per esempio, questo parallelepipedo si appoggia su questa faccia, che quindi potrò chiamare base, ma questo chiaramente può cambiare in qualunque momento. È chiaro che la nostra scelta può determinare quali sono le basi, quali sono le facce laterali, più su questo andiamo a vederlo tra poco, ma non cambierà il risultato finale, ovvero quale sarà l'area della superficie totale o, come vedremo nella lezione successiva, il volume del parallelepipedo. Per capire meglio come è fatto questo oggetto, soprattutto per andarne a vedere l'area delle superfici, è utile, questo lo vedremo anche per gli altri poliedri, fare quello che si chiama lo sviluppo piano, in inglese net.
In pratica si tratta di immaginare il nostro oggetto come una scatola che andiamo a aprire, ok? Quindi andiamo a prendere tutte le facce che vanno a costituire il nostro parallelepipedo e distenderle su un piano. Questo è un esempio di come sia lo sviluppo piano di un parallelepipedo, non è l'unico. Ora, una delle cose che dovrete imparare quanto prima sarà proprio di riconoscere se una certa figura rappresenta o meno lo sviluppo piano di un parallelepipedo. La cosa più importante che dovete ricordarvi è cosa succede se io questa figura la vado a richiudere. Ecco, è importante andare a vedere la corrispondenza tra spigoli che insisto che vanno a incontrarsi sullo stesso vertice. Per esempio, considerate questi due spigoli. Nel momento in cui vado andassi a chiudere di nuovo il mio parallelepipedo, questi due spigoli vanno a combaciare perfettamente. Quindi questo è un indizio che il mio sviluppo è stato fatto correttamente. Lo stesso dicasi su questi. Guardiamo questo spigolo qui. Questo spigolo, se vado a chiudere il mio sviluppo piano, andrà a combaciare con questo spigolo qui e di nuovo posso vedere che le lunghezze combaciano. Quindi questo mi dice che l'oggetto è stato costruito correttamente. Allora, andiamo ora a individuare le varie parti del nostro sviluppo piano. Cominciamo individuando, ad esempio, la base, anzi, le basi sono due. Identificare le basi di un parallelepipedo è una cosa assolutamente arbitraria, cioè, nel senso, voi potete scegliere normalmente le basi che volete. In questo caso, ho scelto questi due rettangoli qui, che sono ovviamente congruenti, questo proprio dalla definizione di parallelepipedo. Le altre facce, quindi gli altri rettangoli, costituiscono le cosiddette facce laterali. Quindi ho due basi e quattro facce laterali a due congruenti fra di loro. La cosa interessante è che in uno sviluppo piano tutte le facce laterali vanno a costituire un grande rettangolone. Lo vedete qui disegnato in verde. Un grande rettangolone che avrà come una delle sue dimensioni sarà proprio l'altezza, in questo caso è stata indicata con H, del nostro parallelepipedo. E questo avrà una conseguenza, lo vedrete tra poco, nelle formule dell'area del parallelepipedo. Nello studio dei poliedri noi incontreremo più e più volte, in realtà anche dei soli rotazioni, incontreremo queste grandezze, l'area della superficie di base, l'area della superficie laterale e l'area della superficie totale, che normalmente per brevità chiameremo semplicemente area di base, area laterale e area totale. Nel caso del parallelepipedo si tratta evidentemente di tanti rettangoli. Ad esempio, l'area della superficie di base o semplicemente area di base è l'area di questo rettangolo qui. Ecco qui. C'è una cosa su cui fare attenzione. Quando si parla di area di base, si parla sempre dell'area di una base, a prescindere dal fatto che il nostro solido abbia due basi, come nel caso del parallelepipedo, o una base sola, come vedremo nel caso della piramide. Comunque sia, quando si dice area di base, ci si riferisce all'area di una sola base, quindi dovremo tener conto di questo fatto quando poi andremo a calcolare l'area totale. Utilizzando la nostra solita nomenclatura A per la lunghezza e B per la larghezza, chiaramente l'area di base del parallelepipedo è semplicemente A per B. Riguardo invece all'area laterale, come dicevo prima, tutte le superfici laterali nello sviluppo piano vanno a formare un grande rettangolone, di cui una dimensione è l'altezza C del nostro parallelepipedo. L'altra dimensione non è altro che la somma base e quindi va a costituire quello che noi chiameremo il perimetro di base, che semplicemente appunto è il perimetro del rettangolo, quindi posso scrivere come due volte A più B. Quindi l'area laterale è di nuovo l'area di un rettangolo che ha per dimensione il perimetro di base e l'altezza, quindi sarà P per B, P di B, scusate, per C. L'area totale a sua volta sarà la somma di tutte queste aree.
E la nostra formula quindi finale sarà area totale uguale a area laterale più, attenzione, vedete qui, due volte l'area di base, perché appunto questa formula qui mi dà solo l'area di una base. Invece, se voglio l'area di tutta la superficie del nostro parallelepipedo, dovrò aggiungerlo due volte. Vediamo subito un'applicazione delle nostre formule. Quindi facciamo un caso di problema diretto. Quindi abbiamo le dimensioni di un parallelepipedo rettangolo, misurano 25 cm, 18 cm e 30 cm. Ecco, questo è uno di quei casi in cui io potrei scegliere liberamente a quali assegnare a cosa, cioè qual è la lunghezza, qual è la larghezza, qual è l'altezza. Io semplicemente dirò che 25 cm è la lunghezza, 18 cm è la larghezza, quindi le due dimensioni, come si dice, di base, centimetri è l'altezza. L'esercizio mi chiede di calcolare l'area della superficie totale, che rappresenti un parallelepipedo in cui ho indicato le tre dimensioni A, B e C. Ho già scritto i dati, quindi lunghezza, larghezza e altezza. La domanda appunto è l'area totale. Ecco, la cosa interessante è che questo tipo di esercizio in realtà potrei eseguire lo svolgimento con un'unica formula, cioè potrei scrivere direttamente la formula dell'area totale e all'interno di essa inserire vari passaggi che mi portano al risultato finale. Ho preferito in questo caso spezzare lo svolgimento nelle varie parti, cioè andare a vedere i vari componenti del nostro risultato finale, a partire dall'area di base. L'area di base, come da formula che conoscevamo, è il prodotto delle due dimensioni di base, lunghezza e larghezza, quindi 25 per 18, che fa 450 centimetri quadrati. Passaggio successivo sarà trovare l'area laterale, ma per trovare l'area laterale devo prima calcolarmi il perimetro di base, ovvero due volte la somma delle dimensioni base, 25 e 18, quindi 25 più 18 fa 43, per 2 fa 86 centimetri. A questo punto, questo numero lo vado a moltiplicare per l'altezza 30 cm del parallelepipedo e il numero che ottengo è 2580 cm quadrati. Infine, l'area totale quindi è data da area laterale, che è 2580, più due volte, di nuovo attenzione a non fare l'errore di sommare una volta sola, l'area di base, che è 450 centimetri quadrati. 2 per 450 fa 900, sommato a 2580, il finale, che è 3480 centimetri quadrati.